Buongiorno a tutte ragazze, io mi chiamo Jenny, sono una beauty blogger e ho un canale su YouTube in cui mi occupo principalmente di makeup e oggi sono qui con alfemminile.com per svelarvi qualche trucchetto su come avere una pelle perfetta. Innanzitutto fondamentale è la detersione del viso perché bisogna ricordarsi di struccarsi tutte le sere prima di andare a dormire. Ovviamente anche un'alimentazione corretta è fondamentale per avere una pelle perfetta, ricordatevi di assumere frutta e verdura a volontà e importantissimo è anche bere molta acqua durante la giornata. Si consiglia di bere almeno 8 bicchieri d'acqua al giorno. Vanno bene anche tè e tisane, l'importante è assumere molti liquidi in modo da mantenere la pelle sempre idratata. Importante anche dormire molto durante la notte e fare anche attività fisica è molto importante perché si vanno ad eliminare le tossine. Io ho l'abitudine di andare a passare un dischetto di cotone su viso e occhi con il mio struccante in modo da essere sicura di andare ad eliminare il make-up, i residui di make-up che potrebbero essere rimasti dalla sera prima. E in questo caso io vado ad utilizzare un'acqua micellare perché ho la pelle molto delicata, soprattutto quella del viso. Il secondo step è quello della detersione, vado infatti ad utilizzare un gel detergente e lo applico sulla pelle bagnata del viso e lo faccio semplicemente con le dita, con movimenti circolari, oppure vado ad utilizzare uno strumento per la pulizia profonda del viso e questo in particolare deve essere prima inumidito con un po' di acqua tiepida, poi si applica il detergente su questi dentini in silicone e poi si accende e con questi movimenti vibromassaggianti si va ad applicare sul viso con movimenti circolari. Vado a risciacquare il tutto con dell'acqua tiepida e il mio viso è pronto per il secondo step, che è quello che preferisco, che è il tonico e che, come dice la parola stessa, serve a ridare tonicità ed elasticità alla pelle ed è il mio step preferito proprio perché va a dare un effetto rinfrescante al viso, quindi la mattina sentirsi il viso fresco sicuramente è molto piacevole e la cosa bella è che potete realizzare anche un tonico naturale fatto in casa, quindi da voi con gli ingredienti che tutti abbiamo in casa, perché basta utilizzare un infuso di camomilla. Una volta che la camomilla è pronta la lasciate raffreddare, la diluite con un po' d'acqua fredda e il tonico è pronto per essere applicato su tutto il viso e anche sugli occhi. Passo poi all'idratazione e vado ad utilizzare una crema idratante per tutto il viso e un contorno occhi per la zona che sta intorno agli occhi. Questo perché questa zona è particolarmente delicata e sensibile poiché la pelle qui è molto più sottile rispetto al resto del viso, quindi vado ad utilizzare un prodotto diverso per gli occhi e per il viso. Per il resto del viso vado invece ad utilizzare una crema molto idratante, molto ricca, perché io ho la pelle del viso molto secca e quindi devo assicurarmi che la pelle sia ben idratata e nutrita per tutta la giornata. E ripeto questo passo anche la sera, prima di andare a dormire, dopo essermi struccata. Questa settimana poi vado a fare uno scrub, che è un prodotto che ha un'azione esfoliante che va ad eliminare le cellule morte dal viso. Anche qui potete realizzare uno scrub naturale fatto in casa perché è semplicissimo, io molto spesso lo faccio senza andare ad acquistare prodotti. Vado a prendere un cucchiaio di miele, un cucchiaio di zucchero normale o di canna a seconda della delicatezza della vostra pelle, aggiungo un mezzo cucchiaino di olio, poi miscelo il tutto e vado a massaggiarlo sul viso sempre con movimenti circolari. E poi vado a risciacquare il tutto con acqua tiepida. Sicuramente la pelle sarà morbida, liscia, idratata e vedrete sicuramente la differenza rispetto al prima. Se avete tempo prima dello scrub è consigliabile andare a fare dei vapori con dell'acqua bollente e non preoccupatevi perché è una cosa semplicissima, basta andare a prendere un pentolino, metterlo su fuoco e far bollire dell'acqua. Una volta che l'acqua bolle spegnete, togliete dal fuoco e mi raccomando senza scottarvi, tenete il viso appena sopra la pentola per 5-10 minuti. In questo modo i pori si apriranno e tutte le schifezze verranno fuori e sarete pronte per lo scrub. Dopo lo scrub di solito vado a fare anche una maschera, questo sempre almeno una volta alla settimana, perché serve a dare idratazione, un'idratazione maggiore alla pelle, la pelle sembrerà anche qui liscia, morbida, pulita ed idratata e anche qui potete farne una fatta in casa, è molto semplice, basta andare a prendere un po' di yogurt, un po' di miele, la applicate sul viso, la tenete 5-10 minuti, ma essendo prodotti naturali potete tenerla anche molto di più volendo mentre fate tutto il resto. E poi andate a risciacquarla con dell'acqua tiepida e il vostro viso sarà perfetto e pronto per essere truccato. Quindi questi sono i miei consigli per avere una pelle perfetta, io spero che questo video vi sia stato almeno un pochettino utile e ci vediamo alla prossima. Ciao!